ben arrivati al secondo incontro della rassegna Cyber Darwin per l'edizione 2020 del Darwin Day. E io sono Elisa, sono parte del gruppo di lavoro che ha organizzato questa serie di incontri, che ha visto collaborare assieme il Circolo Pordenone dell'OIUA, la sezione locale del CICAP, il Museo Archeologico Monterreale Vercellina, assieme allo Studio Eopolis, PNLAG, che ringraziamo, e il Magnesio Science Festival e l'Istituto Matteussi Pertini. Ci sono almeno tre ragioni per parlare di archeologia all'interno di una rassegna che parla di pensiero darwiniano e impatto della tecnologia. La prima è il contributo che la ricerca archeologica dà al studio sull'evoluzione, in particolare a quella degli ominidi. La seconda è il ruolo che la tecnologia sta assumendo all'interno della ricerca archeologica, che è un chiaro esempio di come non solo gli strumenti di realtà virtuale, ma anche di rilevamento, ci stiano in qualche modo chiedendo di reinterpretare sapere tradizionali, ma stiano proprio aprendo nuove branche, nuove discipline, nuovi accessi alla realtà. La terza ragione invece riguarda la condivisione del sapere ed è strettamente legata all'esperienza della società, all'esperienza personale dell'ospite di questa sera. Condivisione del sapere resa possibile in maniera esponenziale dall'avvento di internet è una questione estremamente importante, perché condividere significa all'interno della scienza rendere possibile quella verifica e quel controllo, che è poi un elemento distintivo del sapere scientifico. Luca Bezzi è uno dei soci fondatori di ACT Team Archaeology, è una società che si occupa di ricerca archeologica e valorizzazione dei beni culturali. È un archeologo, ma è di un tipo un po' particolare, perché coniuga l'archeologia digitale, che si avvale di strumenti tecnologici molto sofisticati, a quella che potremmo definire l'archeologia estrema, cioè l'archeologia che va in grotta o che va in alta quota o che va nel mondo subacqueo, quindi dalle cime delle Alpi fino ai fondali dei laghi in Italia e anche all'estero. Luca Bezzi è sempre in giro a cercare, diciamo, storie e frammenti del nostro passato. Ben arrivato. Grazie. Sì, intanto grazie per l'invito. L'ultima presentazione che faccio oggi, cioè quella di stasera, è orientata più sul discorso appunto di open archaeology, cioè archeologia aperta. E in realtà mi presento, come diciamo, appunto, lavoro per la ditta ArcTeam, e siamo una ditta di archeologi. Intendiamoci, l'80% del nostro lavoro è proprio di archeologia, quindi scaviamo pale e piccone negli scavi, però ci occupiamo anche di cose un po' più settoriali, come per esempio la ricostruzione facciale forense, che ho appena presentato al Museo di Monterreale, l'archeologia da campo, ovviamente è il grosso del nostro lavoro, archeologia digitale, missioni all'estero, abbiamo esperienza più che altro vicino in Medio Oriente, questo è Iran. Quella che noi definiamo archeorobotica, cioè la costruzione di droni utilizzabili in archeologia, un settore in cui abbiamo cominciato a lavorare nel 2006, e l'archeologia estrema, dove molte di queste cose hanno una forte applicazione. Per esempio l'archeorobotica nell'archeologia, chiamiamola estrema, ci aiuta a aumentare anche la sicurezza sul lavoro. Oggi vi parlo un po' del concetto di archeologia aperta, perché una delle particolarità della nostra ditta è anche che utilizziamo solo FLOSS, Free Libre Open Source Software, e quindi oltre al codice binario abbiamo bisogno del codice sorgente, perché tendiamo a cercare di ottimizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè il software, modificandoli, e questo è possibile solo con i software aperti e il codice aperto. Questo approccio ci ha portato negli anni, a partire dal 2006, a lanciarci anche verso l'open hardware, per cui proprio a sviluppare qualche progetto hardware. La seconda parte della presentazione parlerò essenzialmente di questi, che mi sembrava forse uno degli approcci più interessanti dal punto di vista di una ricerca aperta. Questo, diciamo, è il modello di ricerca che da sempre cerchiamo di portare avanti, cioè una ricerca aperta basata sulla condivisione degli strumenti, che nel nostro caso sono gli strumenti, appunto, sia i software che l'hardware, la conoscenza, per cui cerchiamo di divulgare anche i nostri metodi, e quindi un open knowledge, e open data, cioè nel limite del possibile documentare e condividere anche i dati. Su questo non abbiamo totale mano libera, perché c'è anche il discorso delle sovrintendenze, diciamo che è lo Stato il detentore dei dati, è un discorso su cui abbiamo
incontrato un po' di resistenza all'inizio, poi onestamente devo anche dire che con tutti i funzionari con cui lavoriamo spesso questo discorso non è così problematico come in altre realtà. Molti dei miei colleghi si lamentano dell'ostruzionismo della sovrintendenza, forse noi siamo stati particolarmente fortunati, ma abbiamo trovato i modi di divulgare senza grossissimi problemi. Non sempre, alcuni progetti, tra l'altro uno che era nato in Friuli, che doveva essere basato proprio sulla condivisione, il primo vero passaggio di condivisione è stato fatto adesso, a distanza di 5-6 anni forse dall'inizio, per cui comunque dai un piccolo passo. Purtroppo sì, era lo scopo principale del progetto, ci siamo arrivati, anzi il progetto ormai noi siamo fuori, ma ci sono arrivati a distanza di 5 anni direi. I benefici che abbiamo ottenuto da questo tipo di approccio sono essenzialmente a breve termine sulla rete di partner, per cui lavorando in questo modo abbiamo creato una rete di partner sia internazionale, per dire, prima parlavo del nostro esperto di ricostruzione forense brasiliano, ci si vede raramente, ma grazie a internet si lavora bene insieme. Partner di tutti i tipi, da quelli universitari, accademici, ai privati, ai semplici curiosi, perché poi quello che si sviluppa ha ricadute in discipline totalmente diverse dalla nostra, o noi andiamo a rubare metodi che sono comuni in altre discipline, mentre in archeologia sono un po' particolari. Su medio termine abbiamo ricadute sulla disciplina stessa che comincia a migliorare, e a lungo termine ci sono benefici per la comunità in sé. Per cui i problemi principali invece, se si rompe uno di questi anelli, diciamo di questa catena della ricerca aperta, ovviamente se non abbiamo strumenti aperti, possiamo lavorare in software chiuso, ma abbiamo una forte riduzione del controllo nostro, umano, sui processi cognitivi. Questo è particolarmente grave nelle analisi qualitative a livello archeologico, perché da una parte se mi posso fidare molto sull'analisi quantitativa del computer, su certi tipi di analisi in archeologia tipo coastal surface analysis o diciamo archeologia di paesaggi delegata al GIS, il controllo umano è fondamentale, perché certe analisi qualitative il nostro cervello è ancora in parte superiore. Se invece non condividiamo le metodologie, riduciamo il potenziale scientifico della nostra ricerca, mentre se non condividiamo i dati, questo purtroppo in archeologia succede molto più spesso di quanto non ci si aspetti, riduciamo la validabilità delle nostre teorie. Purtroppo, dicevo anche oggi, il principio di autorità in archeologia è durato molto oltre il dovuto, per cui c'è un ipse dixit che è ancora molto forte, purtroppo. Scusate che non vedo il monitor, quello... Per cui anche la presentazione di oggi l'avrei divisa in due parti, una in cui presento più che altro la nostra esperienza di Artin nella ricerca aperta e una su un settore un po' particolare, che è quello dell'archeorobotica, che come dicevo è un settore che abbiamo fatto partire nel 2006 e ci ha dato un po' di soddisfazioni. Diciamo, i grandi passaggi per noi sono stati intorno al 2002 quello di sostituire tutti i software chiusi che avevamo con software aperto. Essenzialmente noi abbiamo cominciato a lavorare con i software verso il 98-99, il 3D, GIS, tutte queste cose qua. Per un po' di anni abbiamo lavorato a software chiuso, quando abbiamo cominciato a capire che nel mondo accademico non volevamo entrare e non ci saremmo entrati, e che per mettere su una ditta, al di là del discorso di libertà che ci interessava col software libero, avremmo anche dovuto disporre di un budget di 60-80 milioni a tempo di lire, per cui siamo partiti a budget zero con software aperto. Quello è stato un passaggio fondamentale. Una volta fatto questo passaggio è diventato automatico un po' mettere a disposizione la nostra esperienza a chiunque altro avesse voluto fare lo stesso, ma trovava difficoltà nella compilazione del software che al tempo era particolarmente difficile, per cui abbiamo cominciato a sviluppare una prima distribuzione di GNU Linux pensata per archeologi, all'inizio basata su non mi ricordo neanche più quale distribuzione, poi piano piano Ubuntu e finalmente il passaggio a Debian. Devo dire la verità che gli ultimi sviluppi di ArchOS risalgono probabilmente al 2017, però diciamo l'ultima versione ufficiale era Theodoric la quinta. Abbiamo lavorato molto bene in 10 anni, abbiamo fatto 5 release. Dopodiché i software hanno cominciato a diventare multipiattaforma e tutto sto anelito iniziale degli archeologi nel buttarsi di Linux è andato un po' spegnendosi, perché riusciamo a usare gli stessi software nativi di Linux anche su Windows e si è un po'
diciamo anche la richiesta di ArcheOS è andata scemando. Comunque noi continuiamo a lavorare sul nostro ArcheOS, ma ormai è una cosa diciamo più della ditta, però effettivamente più che evoluzione era un po' una piccola evoluzione in campo archeologico. Il progetto è lungo, si parte appunto da fine anni 90 come le prime sperimentazioni che abbiamo fatto magari in GIS, la grafica volumetrica, per poi passare allo sviluppo vero e proprio di ArcheOS, le varie versioni, le varie novità, sviluppo di metodologie nate un po' per serendipity, cioè per caso stavano cercando di replicare metodologie del software chiuso e ci rendevamo conto che il risultato tramite software aperto era nettamente superiore a quello ottenuto dal software chiuso, per cui un primo metodo di photomapping, cioè mappatura attraverso fotografie, parliamo ancora di 2D anche se lavoravamo in 3D anche al tempo, utilizzato concatenando software aperto, ha dato un risultato talmente migliore che tutti ci chiedevano di fare quello, nonostante in software chiuso forse era tutto più semplice. Poi sono uscite mille altre cose, i droni, l'archeorobotica appunto, fino diciamo agli ultimi sviluppi, stampe 3D, il discorso era, questa è una presentazione forse fatta nel 2015, era se si andava avanti o se il progetto si stava un po' stancando per via del fatto che i software diventassero multipiattaforma. Nel 2006 siamo stati ingaggiati dall'Università di Innsbruck per la prima di una serie di missioni nel vicino e Medio Oriente, e da lì è nato il progetto Adaramus, che è uno scavo in Armenia, dove tra l'altro abbiamo accettato volentieri, ma abbiamo avvertito che avremmo usato solo software libero, non abbiamo avuto nessun problema, ma di fatto anche lì abbiamo ottenuto moltissimi vantaggi, per cui è stato l'anno dopo l'università stessa a chiederci di continuare su quella linea per vari motivi. Da una parte siamo arrivati e i computer della missione erano tutti completamente bloccati con un virus impallato da 1000 worm probabilmente e 1000 virus, perché durante tutto l'anno veniva usato dagli armeni, lì erano completamente, per cui abbiamo proceduto semplicemente con una formattazione, un'installazione di ArcheOS da zero e si è riusciti a lavorare. Secondo fatto è che l'università si è resa conto che, oltre al fatto di insegnare agli studenti il software libero, potevano fornire il software, perché il problema principale è che se tu insegni il software chiuso, poi questi, finita l'università, non hanno più soldi per comprarsi quel software, per cui a livello didattico si sono resi subito conto delle potenzialità. E poi tutta una serie di discorsi anche a livello proprio qualitativo del dato, che si erano resi conto che era migliore rispetto al software chiuso utilizzato prima. Da lì è nato anche tutto un progetto di e-learning, che anche quello si sta spegnendo, ma per una decina d'anni è funzionato molto bene. Sempre nel 2006 ci siamo attivati per fare un primo workshop che parlasse di archeologia e software libero, questo ArcheoFOS, che almeno fino all'anno prossimo, sono un po' uscito dal giro diciamo, è andato avanti praticamente sempre, per cui fino al 2019. Adesso onestamente a noi hanno chiesto di partecipare al GFOS 2020 a Torino, e negli ultimi anni erano associati, pare che ci sia probabilmente per litigi interni forse una separazione, però diciamo che ArcheoFOS è durato anche lì un 13-14 anni e probabilmente andrà avanti. Mentre appunto nel 2006 abbiamo cominciato le nostre ricerche su quella che chiamiamo archeorobotica, cioè oltre agli strumenti software che in parte sviluppavamo, in parte riutilizzavamo quello che era offerto dal mercato, dall'universo, diciamo dal cosmo del software libero, proprio a costruire i primi progetti di hardware libero. Abbiamo iniziato con i droni, che al tempo erano molto embrionali. Nel 2008 siamo stati invitati all'Excellent Cluster di Berlino e abbiamo fatto i primi esperimenti con la Structure for Motion, cioè una tecnica di rilievo tridimensionale simile alla fotogrammetria, al tempo si differenziava un po', ma anche lì abbiamo cominciato poi a sviluppare del software, e quindi il discorso è andato bene, perché è stato un po' il boom del rilievo 3D che si faceva anche prima, non è che se non si facesse, ma con la fotogrammetria pure era molto difficile per gli utenti. La Structure for Motion l'ha resa accessibile a molte persone. Tra l'altro, gli unici software di Structure for Motion accessibili al tempo erano quelli in cui noi partecipavamo un po' allo sviluppo, con lo sviluppo di un'interfaccia grafica. Anche lì c'è stato il boom di ArcheOS, perché molti volevano ArcheOS per usare quei software lì. Adesso anche quelli commerciali, i prezzi sono abbassati, molti si riducono sul commerciale. Però già questo era stato tra i primi esperimenti che abbiamo effettuato, il livello di precisione e accuratezza che si raggiungeva era assolutamente perfetto per l'archeologia. Tra l'altro in questo caso avevamo fatto un esperimento su una testa di leone che era stata usata come esperimento anche con un laser, che il risultato era praticamente sovrapponibile,
all'inizio ci hanno chiesto di fare una conferenza stampa, l'hanno annullata subito perché avevano paura di domande del tipo perché avevano appena speso 200.000 euro per il laser, quando avevamo appena dimostrato che lo potevi fare uguale gratis, per cui hanno in fretta più annullato la conferenza stampa. No, beh, nell'entusiasmo generale hanno detto faccia la conferenza, poi hanno detto no, forse è meglio di no, però era progetti, il topo è andato avanti per 5 anni con 10 milioni direttamente finanziati dal governo tedesco e altri 10 milioni per i 5 anni successivi in piena crisi, quindi era, cioè, l'approccio anche del governo è stato, cioè, questo si è visto, poi la Germania su questo è andata avanti molto bene. Per motivi un po' casuali, nel 2012 circa abbiamo cominciato a occuparci di ricostruzione facciale forense, che ho spiegato prima, e è partito un progetto open source sul bambino Itaung, che poi si è sviluppato, ve ne parlo, perché da lì sono partite, oltre a contributi su Wikipedia, Editaton e cose del genere, una serie di mostre open source, per cui abbiamo un po' inserito il concetto di codice aperto anche nelle mostre, per cui mostre replicabili, infatti quella che abbiamo iniziato a fare a Padova è poi stata richiesta a Genova all'interno del Festival della Scienza, poi l'abbiamo portata in Trentino, per cui è un discorso che va molto bene anche dal punto di vista museologico e museografico. 2016 abbiamo cominciato con un po' sulle prime ricerche sullo SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, che è un po' il sistema con cui i robot capiscono dove sono e cercano di navigare nell'ambiente esterno. Per noi sono interessanti perché riattivavano un filone su cui avevamo lavorato in precedenza, ma non come SLAM, cioè il 3D in tempo reale. Avere un 3D con vedendolo proprio in tempo reale, non dover aspettare tutta la fase di post-processing. Ovviamente stiamo parlando di livelli di accuratezza e precisione molto più bassi della structure from motion, della fotogrammetria, dell'ASIC, di quello che si vuole, ma quello che ci interessa a noi è la risposta in tempo reale. Come vedete, questi esperimenti li abbiamo fatto un po' hackerando un Kinect, d'altra parte Kinect è una camera RGB, poi c'è quella infrarosso, siamo andati avanti con le stereocam, si sono abbassati i prezzi, ma soprattutto non si piantano con la luce solare come una camera infrarosso invece fa. Questo va molto bene in grotta, per dire, però ovviamente anche lì abbiamo avuto i nostri primi approcci con ROS, non so se conoscete, Robot Operating System, sistema operativo per robot, tutto open source, un po' Linux dei robot. Lavora molto bene perché si lavora per nodi, io attivo dei nodi in base a quello che devo fare, se devo comandare un braccio meccanico c'è il nodo specifico per il braccio meccanico, se devo fare SLAM ho l'imbarazzo della scelta su due o tre nodi diversi che fanno SLAM. Anche lì, in base a cosa sto usando come sensore per fare SLAM, cioè il 3D in real time, posso usare una camera singola, una stereocam, una camera infrarosso, un sonar, o un leader, posso scegliere qual è il nodo migliore per fare queste cose qua. E ci interessa sia per equipaggiare i droni che sviluppiamo, sia per lavori in ambienti un po' difficili come possono essere in grotta. Okay. L'approccio aperto, ne parlavo anche prima, ci ha portato a dare dei risultati a delle scienze come la veterinaria o la medicina, in questo caso si tratta di chirurgia estetica, per esempio le protesi per chi soffre di tumori o okay, che non pensavamo mai di poter dare un contributo, ma c'è stato anche quello. La medicina ha cominciato a vedere la documentazione 3D e la modellazione con determinati software aperti come un campo di applicazione molto interessante, da una parte per stampare protesi rigide, sia in metallo che in materiale plastico, dall'altra per protesi soffici in materiali gommosi, proprio per un livello di chirurgia estetica. Interessante il fatto che anche lì, su certe operazioni, per esempio molto importanti in chirurgia, ma tutto sommato ogni tanto ci tocca farle anche in archeologia, un software come Blender, che è quello a cui noi ci rifacciamo per il 3D, può basarsi su una libreria come Cork, che per le operazioni booleane di sottrazione di volumi dà dei risultati che sono invidiabili e forse unici anche paragonati a CAD, a AutoCAD, cose del genere, nel senso che spesso ti fanno operazioni booleane tra volumi molto semplici, tra superfici 3D molto semplici tra di loro, mi estraggo una, sottraggo una sfera a un cubo, ma quando devo sottrarre una superficie totalmente irregolare a un'altra totalmente irregolare si piantano. Cork, che in realtà non era la libreria a cui si appoggiava Blender, ma era la libreria di un software di mesh editing, quindi totalmente un altro campo, cioè un software che crea la superficie dalla nuvola ai punti, un software francese molto buono che si chiama, scusate adesso in mente, MeshLab, che è quello italiano del CNR, sempre open source, che è molto buono, ma non su questo campo, si chiama Cloud Compare,
Noi avevamo preso la libreria di Cloud Compare e l'avevamo applicata a Blender. Quando gli sviluppatori di Blender hanno visto i risultati, hanno cominciato a dire perché non prendiamo Cork e sostituiamo la libreria che noi stavamo usando fino adesso, è successo di fatto questo. Quindi anche un po' lo sviluppo in settori che non sono i nostri, ma insomma ci fa piacere in qualche modo di contribuire. Comincio la seconda parte, l'avevo più improntata sull'arche robotica, cioè sul discorso dei droni, che mi sembrava forse una cosa un po' in linea con il polo tecnologico. Okay. E vi do una carrellata sulla nostra esperienza in questo, che è un po' particolare. Cioè qui è stato il salto nostro dal software all'hardware, diciamo. Tutto è iniziato in Armenia nel 2006 perché abbiamo partecipato, nell'ambito del progetto di cui parlavamo, a un progetto di archeologia aerea, che è un po' particolare rispetto all'archeologia, sarebbe proprio una branca specifica dell'archeologia. Al tempo abbiamo avuto il supporto dei militari armeni, ci hanno dato un elicottero, ma era chiaro che era un supporto eccezionale, per cui noi dovevamo trovare un modo per ottenere lo stesso supporto logisticamente in maniera più facile e meno dispendiosa, per quanto me l'avessero dato gratis. Infatti è una cosa che ci è tornata utile in Iran con i droni. Siamo andati a parare sui droni. Al tempo, stiamo parlando del 2006, c'erano già dei progetti molto maturi a livello di open hardware, essenzialmente il, se non sbaglio, il Paparazzi Project e quello che noi poi abbiamo scelto che si chiamava UAVP perché era tedesco, era un gioco di parole su UA, cioè Universal Aerial Vehicle, drone aereo radiocomandato, e il gioco di parole in tedesco era piattaforma universale di fotografia aerea. Abbiamo scelto il secondo, non tanto perché il Paparazzi Project non fosse buono, ma il Paparazzi Project era diciamo legato a un sistema un po' universale per droni, cioè poteva andare bene per quelli che allora erano i quadricotteri, ancora con un sistema di volare a croce e non a X, per cui proprio embrionale, ma andava bene anche per i droni che poi venivano definiti ad ala fissa, per cui potevo pilotarci un modellino d'aereo. L'altro era molto più specifico sui quadricotteri, che a noi servivano molto di più perché in archeologia sono molto più utili, nel senso che ci serve un tipo di volo hovering, cioè stazionare fissi sopra un punto, perché è vero che posso voler vedere grandi territori e questo lo potrei fare forse meglio dalla fissa, ma dalla fissa non posso star fermo su un punto perché ovviamente mi schianto, per cui ci siamo orientati direttamente sui quadricotteri, quelli che poi sono evoluti in maniera molto veloce, per cui la nostra esperienza nella robotica essenzialmente è questa: droni, siamo partiti da quelli semplici, cioè le cose che devono volare, a quelli un po' più complessi, le cose che devono andare sott'acqua, i ROV, a smembrare quello che era il nostro archeo ROV in due cose diverse, cioè una barchetta di superficie, perché certe cose è inutile farle fare a un ROV, ma molto meglio le fa un USV, cioè un Unmanned Surface Vehicle, cioè una barchetta radiocomandata. In realtà il nostro ROV era un po' un ibrido tra quello che è un ROV, un Remotely Operated Underwater Vehicle, cioè un robottino legato a un ombelicale, e cercava di fare anche quello che in realtà sott'acqua dovrebbe fare un AUV, cioè Autonomous Underwater Vehicle, che è scollegato da qualsiasi comando diciamo un radiocomando, ma in realtà in percentuale tipo il 70% degli AUV non tornano mai indietro, attacchi di pesci, squali, non si sa perché, ma vengono persi. Però effettivamente se devo fare un progetto di survey, cioè di ricerca, mi servirebbe un AUV piuttosto che un progetto mirato di documentazione in cui ho bisogno di un ROV. È un po' la differenza anche tra un'ala fissa e un multicottero a livello di droni volanti. Dopodiché ci siamo lanciati anche nella stampa 3D, tra le varie mille opzioni open source, open hardware, ci siamo buttati su questa che è la Falla, che nel frattempo vi faccio vedere, questo è l'ultimo modello nostro dell'archeo drone, l'abbiamo trasformato in un esacottero dopo un crash che abbiamo avuto in Georgia, nel senso che se avete un quadricottero e vi salta un'elica, viene giù, potete pilotare un po' il crash ma verrà giù, poi con 8 euro l'abbiamo riparato e per fortuna il lavoro era fatto. Però con un esacottero salta un'elica, sta su, salta un'altra elica, potrebbe star su a meno che non sia sullo stesso braccio. Per cui a livello di sicurezza, anche perché il crash è saltata in volo, non sappiamo neanche cosa sia successo, usura, un insetto che gli è andato dentro, qualsiasi cosa. Crash in Iran con quello ne abbiamo avuti, ma senza problemi, è riparato molto velocemente. Il ROV era un po' un ibrido tra ROV e AUV e questa è stata l'evoluzione del ROV per svincolare il ROV dal cavo, cioè mandare una barca che comunque è collegata al cavo, ma che io posso pilotare da riva con via wifi. L'idea era un po' quella. Stampanti 3D, famosissimo riprep, ci siamo buttati su questa, sulla Falla, per il discorso che gli spostamenti dei bracci meccanici sono basati sull'evitazione magnetica.
per cui è molto più semplice, nel senso che non devo ritararla spesso. Ancora l'abbiamo tarata la prima volta e non l'abbiamo più ritarata. C'è meno usure, che progetto interessante, comunque open source. La cosa interessante di lavorare sulla robotica è che molte parti della robotica sono riutilizzabili anche come attrezzatura a parte, per cui con un'asta telescopica e semplicemente un gimbal preso dal nostro drone possiamo comandare l'asta e muovere praticamente in maniera servoassistita la camera, e è un sistema che abbiamo usato nelle successive missioni Iran molto spesso. Questo invece è particolare, in realtà praticamente è un riduttore epiciclico, non mi ricordo come si chiama esattamente, ma deve ridurre la velocità, è solo un pezzo meccanico in realtà. Riduce la velocità di un trapano subacqueo che gira a parecchie centinaia di giri al secondo a 1-2 giri al secondo massimo. L'abbiamo costruito per cercare di fare i carottaggi dendrocronologici, per cui studiare gli alberi o i legni sott'acqua, per ottenere dei carotaggi senza faticare, perché faticare sott'acqua a certe profondità o a certe altitudini può essere pericoloso, e utilizzare un trapano subacqueo, ma ovviamente avremmo distrutto il campione trapanando direttamente. In questo modo viene ridotta la velocità parecchio e il campione è molto simile alla trivella su chiello di Pressler che avrei usato fuori dall'acqua. È un discorso di sicurezza e di... Questo invece è semplicemente il dispositivo, gli occhi di un qualsiasi robot trasportati con un laptop e una cosa per fare appunto 3D in tempo reale, perché in certi progetti abbiamo una tolleranza archeologica molto alta, per cui abbiamo una tolleranza sull'errore di precisione e accuratezza alta, perché ci interessa ottenere un discorso 3D in tempo reale, e stiamo documentando qualcosa che non è così importante. Trincee della guerra in bosco per evitare effetto scattering del GPS, tutte queste cose qua. Un'applicazione interessante è il discorso dell'archeologia estrema, perché molti di questi oggetti li riusciamo a utilizzare in certe missioni che sono un po' particolari. Documentazione di postazioni a nido d'aquila della guerra tramite i droni, documentazione in 3D in realtà in situazioni un po' complesse come archeologia glaciale, lì eravamo quasi 4.000 metri sulla parete nord del Grand Zebu, che è a 900 metri di discesa praticamente quasi verticale. Archeologia subacquea, i droni possono fare cose che noi non possiamo fare, nel senso che le documentazioni in verticale in archeologia subacquea diventano proibitive per un operatore umano, gli viene un embolo a salire e fare lo yo-yo. Invece un robot non ha problemi di embolo, ovviamente. Sottoterra funzionano molti discorsi di slam per rilievi non troppo lunghi, perché sullo slam l'errore è esponenziale, un po' come l'INS, che è il corrispettivo del GPS, ma basato su, non sui satelliti, ma accelerometri, giroscopi, per cui è un navigatore inertial navigation system, quello delle navi, che sono troppo lontane dalla terraferma per poter usare il GPS con determinate precisioni. Quando sono in mare aperto accendo l'INS, a un certo punto la deriva di errore è troppo alta, appena si avvicina di nuovo alla terraferma e possono legarsi a una stazione a terra, ricorreggono tutto col GPS e ripartono. Ha circa un errore simile da un certo punto di vista. Questa è la falla 3D, appunto stampa 3D. Questo è interessante perché era un progetto maturo, su questo non ci abbiamo dovuto mettere le mani assolutamente. Così com'era, era già provato l'archeologia. È stato un caso più unico che raro. In alcuni casi abbiamo dovuto adattare progetti esistenti in open hardware, soprattutto i droni volanti. In altri casi reinventarcelo da zero, perché esistevano droni subacquei, ROV, per esempio come PanROV, ma non andava molto bene per le cose che dovevamo fare noi. Molto utile nella replica di reperti unici, questo è un cranio di Homo georgicus, appunto sono 5 crani custoditi a Tbilisi nel cavò dell'istituto che lo studia. Ci hanno permesso di documentarli in 3D e li abbiamo duplicati e utilizzati per la mostra di Padova. Oppure, partendo da un attacco della mummia, possiamo estrarre corpi estranei e stamparli senza dover fare il taglio Y che si faceva negli anni 80 e rovinare per sempre la mummia, cioè facciamo proprio tagli d'autopsia. Adesso per fortuna sono cose che non si fanno. Giusto per farvi vedere un esempio di evoluzione dell'hardware, perché la differenza dal software all'hardware è un po' particolare, e vedete quanto diversi sono i droni dal primo che abbiamo cominciato a sviluppare nel 2006 e eravamo operativi nel 2008, volo a croce, si volava al tempo e si aveva sempre il braccio frontale in mezzo ai rilievi, per cui a un certo punto qualcuno ha pensato: ma perché non vogliamo a X la camera che riprende davanti, non ha più questo braccio tra le scatole? È stata una bella pensata.
poi i primi modelli AX appunto dal 2010, poi 2012 l'innovazione fondamentale del GPS, se prima si sudava a tenere in volo il drone e si scattava così perché si portava a casa quello che si portava a casa col GPS, volare diventa alla portata di tutti e volendo si lascia anche il drone volare da solo, è stato un bel passo avanti. Esacottero, poi ci siamo scontrati col muro di ENAC, nel senso che l'Italia nel 2014 è stata la prima a mettere delle regolamentazioni che non sono male, tra l'altro per in Italia si è tutti autocostruttori, anche se il drone lo si compra ci si dichiara autocostruttori. Il fatto è che a quel punto ogni modifica che facevamo sul nostro drone andava riregistrata a ENAC, per cui abbiamo cominciato a non modificarlo più. Per cui la versione del nostro drone è l'ultima del 2016, che sono ere geologiche in un campo in cui ormai anche lì i prodotti commerciali costano poco e sono ottimi. Certo è che su certi lavori, tipo in Iran, con un prodotto commerciale noi non potevamo andare perché c'è l'embargo. Quindi con il nostro drone abbiamo smontato il GPS e l'FPV, passate la frontiera, di là gli iraniani non gli importa, anzi sono contenti di vedere, abbiamo rimontato, abbiamo lavorato. Ma con un drone commerciale questo non era fattibile, adesso tra l'altro in Iran è anche vietato il drone per situazioni particolari, però ci abbiamo lavorato parecchio. Vedete come volava il primo prototipo, questo un primo volo indoor in una chiesa che saremmo nel 2010 e si volava a fatica. Senza GPS poi in chiesa non avrebbe funzionato il GPS, fino alla grande innovazione del GPS che uno poteva anche lasciare il drone, trascinarselo via, mollarlo, lui si riposizionava in hovering sul punto dove l'aveva lasciato. E lui, vedete che pilotavamo anche volendo, si molla lì e la precisione tutto sommato. Tra l'altro qui siamo al Sesto a Regana, vedete lo sposta e confronto ai voli più rischiosi e fino all'esacottero, che è il nostro modello finale. Volo più stabile, gimbal radiocomandato, insomma c'è tutta una serie di attrezzature. Poi onestamente ci siamo fermati con la ricerca anche per non dover andare avanti sul discorso riregistrazione del drone ogni volta. Comunque è stata una bella rivoluzione in archeologia, abbiamo lavorato benissimo dal 2008 al 2014, ci lavoriamo ancora, però tendenzialmente per esempio sui cantieri nostri facciamo pochi lavori per terzi. Differenza anche in archeologia, il discorso ortofoto contro foto normali raddrizzate, vabbè, questo è un discorso di 3D, non di tele su questo. Discorso in archeologia, secondo noi, ma questa è un po' una prassi che sarebbe comoda, i militari americani dicono le missioni no boot on the ground, cioè le missioni senza mettere piede a terra, non sono una buona idea in archeologia. Nel senso, questo è quello che posso capire da telerilevamento drone di un territorio ampio, prima guerra mondiale, archeologia del conflitto, archeologia prima guerra mondiale. Questo è quello che c'è veramente sul terreno se vado a documentarlo, per cui va bene analizzare grandi aree con i droni e tutto, ma dopo se si vogliono avere dati molto più affidabili bisogna andarci anche sul terreno. Questo dov'è? Questo sarà confine, quel progetto lì, confine tra Veneto e Alto Adige, zona del Comelico e, di là, e poi in Austria, era un interreg che metteva insieme vari progetti. Questo in Iran, per esempio, del Avete mappe archeologiche di quel tipo lì? sì, abbiamo prodotto Cioè, la so mappa. per sé quanto c'è la possibilità di caricare Sono, mappe. generalmente sono stati rilasciati come bandata, molti progetti sono un po' morti lì per il disinteresse. Il discorso del dato archeologico libero è interessante, su questo è molto esperto Maurizio Manabolitano, non tanto sul discorso del dato archeologico quanto sul dato libero. Nel senso, c'è tutta la problematica del wasted food. Lui accennava molto correttamente a un progetto di Vienna in cui hanno speso grandi cifre per produrre una marea di dati aperti. Poi si sono resi conto che veniva usato il 10-20% di questi dati, il resto era wasted food, cibo sprecato, immondizia alla fine. Problemi di anche sensibilità del dato, alcuni dati erano proprio legati a informazioni che per diritto alla privacy non era il caso di bucare indirizzi, cose del genere, per cui sbarramenti burocratici, ma oltre quello i dati veramente appetibili per un utilizzo magari aziendale, ma anche un po' di tutti, erano un 10-20% della totalità del dato, per cui una grande spesa energetica per produrre qualcosa, devo dire, in archeologia spesso ci succede. Vabbè, noi non siamo pagati perché il dato venga prodotto, ma magari produciamo dei dati che poi sono usati da una persona sola a distanza magari 5 anni o di 10 anni dopo. Non è il motivo che ci blocca, perché comunque la ricerca quella è nel nostro campo. Certo che spesso i nostri dati non sono molto appetibili al di fuori del campo archeologico. Considerando che esistono 1.000 specializzazioni, già in Italia l'archeologia del conflitto magari non è molto avanti, il fatto che ce lo chieda magari Sanders dall'Inghilterra è interessante, ma
abbiamo lavorato, di fatto se mi chiedi per quanti abbiamo lavorato, forse per una persona sola. L'Iran, il discorso dell'archeobotica ci ha salvato, perché appunto solo con open hardware entravamo. E qui vedete rilievi sassanidi in Iran, discorsi della grande guerra, trincee, postazioni a nido all'aquila, quindi aumento della sicurezza sui lavori, anche se poi ci si va sempre a finire. Sulla grande guerra il problema è che molte postazioni che erano abbastanza accessibili, penso alle Dolomiti, facilmente durante la guerra c'erano le scalette che i sentieri sono crollati e ora ci tocca arrampicarci per raggiungere quello che una volta. Per cui i droni ci aiutano un po' anche a aumentare la sicurezza sul lavoro. Tutta la grande guerra, discorso su ruderi medievali, discorso dell'effetto speciale che ho fatto vedere prima, era un video preso da drone su cui con le tecniche di Blender, utilizzando le tecniche degli effetti speciali, camera tracking, si ricostruisce, si mette la ricostruzione quadridimensionale archeologica, cioè il castello come era in una o nelle sue varie fasi, su un filmato fatto nel Logic, per cui proprio come un effetto speciale il castello si muove in maniera compatibile col filmato, se volete in caso si può vedere anche dopo. Insomma, nelle documentazioni sia intrasito che extrasito ha dato il suo contributo. Soprattutto intrasito e extrasito si tratta di progetti di survey, cioè analisi di grandi aree. Poi una cosa comoda è ci si schianta, finché si lavora in opera hardware si ripara anche con lo spinastro adesivo, è una panacea per tutti i mali. Per cui non è raro, Morsano al tagliamento, strada romana, siamo sempre con i Friuli, in quel periodo lavoravamo qui a Pordenone moltissimo. Per cui cresce, poi in emergenza eravamo a Valvasone, nella cantina della casa, costruito un secondo drone, coperto con una custodia di CD, elettronica dentro, e via si ripartiva per volare. È chiaro che con un drone commerciale è molto più difficile, non sai dove mettere le mani, la garanzia ovviamente te la sei fumata solo per il fatto di averlo aperto, per cui diciamo che è semi impossibile, ma una cosa interessante è che lavorare sempre in open hardware è comodo anche per usare il drone come riserva di organi. Questo è Bishapur, capitale dell'impero sassanide, se la spostavano ogni generazione, praticamente è partito da Firuzabad. C'è un'interessante grotta con questa statua di Shapur, Sapore, quello che ha sconfitto i romani, per cui non entro, ma in grotta così era comodo lavorare con l'asta telescopica e la culla. La culla si è rotta e semplicemente abbiamo fatto un trapianto di organi tra il drone e la culla, per cui si è riusciti a lavorare di nuovo. Per cui c'è anche quel discorso, stranamente, un po' come accade col software, una libreria che prendo da un software me la monto su un altro software, molti pezzi dei droni sono sempre gli stessi, i servi per le culle, ma poi alla fine anche il telefonino, c'è dentro accelerometri, giroscopio, i pezzi sono sempre quelli, i telefonini, i droni, cioè è chiaro che non lo smonto un telefonino, anche se ci sono progetti open hardware per trasformare un telefonino in drone, si trova di tutto su internet, però alcuni pezzi sono veramente rimpiazzabili. Questo invece è il discorso sull'archeologia subacquea, ROV, i primi test in mare, abbastanza soddisfacenti, e quando ci si è resi conto che era interessante anche dividere con un veicolo di superficie e un veicolo subacqueo, qui abbiamo un progetto che rispetto a quello del drone è stata un'evoluzione molto più veloce, ma con una geminazione, perché a un certo punto ci si è resi conto che era il caso di separare i due robot. Onestamente non lo usiamo più tanto, perché le missioni che stiamo facendo in subacquea sono un po' tecniche e complesse, per cui ci dobbiamo concentrare molto sull'operatore umano. Però in certi casi ci ha garantito un riscontro molto buono. Tra l'altro, lavorando sulla subacquea, abbiamo cominciato a collaborare con un Fab Lab di Rovereto, WITLAB, con cui abbiamo sviluppato i primi prototipi di ArcRov, per cui del ROV subacqueo. Loro poi sono andati avanti, siamo rimasti al prototipo a tre motori, adesso ne hanno fatto uno con sette, per cui permette quello che lo vede sott'acqua di muoversi anche in maniera molto precisa. Noi ci siamo un po' bloccati, non siamo più andati avanti, anche perché quello che avevamo per adesso ci bastava. E per cui appunto era un discorso di supporto ad alcuni scenari operativi, il discorso principale era questo: se io devo documentare un albero di una foresta sommersa, quest'albero è alto 10 metri, sto parlando di un caso reale della foresta del lago di Tobel, che è una foresta medievale, a un certo punto il lago si alza, l'esemplare più antico è del 1080 circa, insomma il periodo della prima crociata, tutti gli alberi muoiono nel 1597, quando probabilmente si alza il livello e li affoga.
Alcuni sono esemplari radicati, molto belli, spettacolari da vedere, ma questo in particolare è 10 metri. 10 metri sott'acqua vuol dire che mi cambia un bar di pressione. Per cui andare su e giù non è una... cioè scendere, farmi la mia immersione in curva, tutto in sicurezza, non c'è problema, ma andare su e giù non posso farlo io, lo può fare il drone, diciamo, il robot. Questi sono alcuni risultati. In questo caso abbiamo sperimentato il ROV per la prima volta in uno scenario operativo. Eravamo partiti per documentare una barchetta dell'esercito in un laghetto alpino a 2500 metri di quota, per cui un giorno di acclimatazione per i subacquei, ci siamo passati un giorno a girarci pollici e siamo andati in acqua il giorno dopo. Risultato buono, questa cosa qui è una cosa un po' più particolare, non ve ne parlo, ma insomma è capitato di usarlo sia qui sia in alcuni casi come questo, ordigni bellici, qualche survey prima di buttarsi in acqua, sono tutte cose inesplose, magari avere un'idea di cosa c'è prima di andare a mettere le mani. Da noi laghi di alta quota, zona d'anello tonale, sono il cimitero delle bombe inesplose, cose del genere. Quello di prima era uno shrapnel, dovesse saltare in aria questo, il problema qual è? Che lancia in giro pallettoni di ferro a distanze, tra l'altro vedete la spoletta, tutto è armato ed è... Questa è una granata tipo SIPE, per cui anche queste le granate già di per sé sarebbero a frammentazione, per cui le schegge viaggiano in tutte le direzioni. Onestamente non mi fido molto. Il discorso Archabot, cioè dividere il drone anche in un veicolo di superficie, anche questo, io posso attaccarci un sonar anche a basso costo. Qui siamo rimasti su cose a basso costo, non tanto open source perché è più difficile metterci le mani, ma io posso comprarmi un fish finder, cioè un singolo trasduttore piezoelettrico che mi lancia giù il segnale. Il trasduttore vuol dire che mi trasforma il segnale da elettrico a meccanico. È in ceramica, gli do l'impulso elettrico, lui trasforma il segnale meccanico, lo spara in acqua, ha un ritorno di un eco e registra il segnale. Essendo connesso anche a un GPS, perché non viene immerso, mi registra anche il punto. Mi faccio tutta la mia nuvola, i punti del lago, e ho il 3D, soprattutto in quella giornata di acclimatazione in cui non posso entrare in acqua, invece che entrare in un lago che non so neanche quanto è profondo e non conosco le batimetriche, mi pianifico le immersioni la sera per il giorno dopo, tanto ho usato il giorno di acclimatazione per fare qualcosa, sia con un kayak ma sia anche con una barchetta. Questo è il risultato, per esempio le batimetriche vengono appunto dal sonar, ritagliato nel modello LiDAR, cioè il 3D del territorio, che noi siamo un po' viziati, ce l'abbiamo gratuitamente dalla provincia, con foto aerea che è quella gratis della provincia, ma in altri casi ce lo saremmo fatto noi col drone e quello un altro. Insomma, il discorso di far connettere dati presi in maniera diversa, ma che devono tutti connettersi di solito nel GIS, che sono quei software geografici che usiamo. Questi, diciamo, gli ArcoTool, come li chiamiamo noi, cioè progetti che sono derivazioni di altri progetti robotici, ma in realtà non hanno molto di robotico, nel senso che sono o una singola componente robotica, come in questo caso un sistema basato su ROS con un sensore per fare 3D in tempo reale, oppure una culla che di fatto è una parte del drone montato su un'asta telescopica, oppure questo che è un progetto puramente meccanico per cui di elettronico non c'è niente, ma che è un riduttore epicicloidale per le trapanazioni. Ecco, vedete qui, questo è un modello di SLAM, questo con Kinect, ma si può fare con Stereo, con qualsiasi cosa, come vi dicevo, l'asta e il trapano. E il riduttore per trapano subacqueo. Questo è un esempio di utilizzo dell'asta, appunto molti rilievi conveniva farli con l'asta più che col drone, più che altro per un discorso di praticità, era proprio più pratico. Ne abbiamo fatti con drone, però nella prima missione, perché nella prima missione dovevamo fare anche tutto un palazzo con tetto e tutto. Le altre missioni si sia concentrate su bassorilievi che non hanno problemi di sottosquadro, che non hanno grandi problemi di nessun tipo, e l'asta era la situazione migliore. Si passava la dogana senza grandi problemi, ci siamo portati anche sempre il drone per sicurezza, ma praticamente non l'abbiamo più usato, se non il primo anno nel 2015. È un progetto mio anche avanti da allora, praticamente abbiamo fatto solo la prima missione in cui il drone c'era e l'abbiamo usato, le missioni successive non l'abbiamo più. Questo adesso volendo si sente anche l'audio, ma insomma il discorso del riduttore era passare da questo è un carottaggio su un albero che abbiamo trovato quando abbiamo fatto il rilievo della barchetta, poi per serendipity anche lì ci eravamo concentrati su una barchetta della guerra mondiale, abbiamo trovato un albero di 5.000 anni, per cui l'interesse della missione si è spostato direttamente sull'albero. Abbiamo concluso quella barchetta, ma
fatto che con una tree line, cioè una linea degli alberi 200 metri sotto, praticamente di fianco al ghiacciaio, ci fosse un albero in un posto che era ormai torbiere, praterie alpine e ghiacciaio, cioè, ci è sembrato subito sospetto. Siamo tornati 2 settimane dopo a fare i carotaggi e l'albero era dell'età di Erzi, della mia signora. Si passa a questo con carotaggi più complessi, magari profondità magari maggiore, perché qui siamo a 7 metri, però siamo su a 2005, per cui calibrando a livello del mare come fa ad andare giù a 30 metri, che non è tanto, però comunque non far fatica è sempre meglio. Qui siamo a 36 metri in un lago a 1200, qui è già più complesso, tendenzialmente. Tra l'altro questi sono i nostri colleghi, anzi c'è il professore con cui collaboriamo, Camagna, lui che fa, ha sviluppato il sistema e fa questa parte più tecnica delle immersioni. Normalmente noi ci concentriamo sul 3D, sulla parte tra l'altro foresta che è a 20 metri, 25, per cui neanche grandi. Poi tra l'altro è proprio il discorso di fatica, fare il 3D non costa fatica fare carotaggi manualmente, e quello era lo step, cioè il problema che abbiamo cercato di bypassare con un sistema del genere. Questo è il sistema che vi dicevo di ROS più un qualche dispositivo, ovviamente livelli di accuratezza e precisione teoricamente terribili, ma quando si va a fare una trincea della guerra in un bosco, facendo penetrazione in bosco, che per certi versi non è tanto diversa da penetrazione in grotta, perché il GPS, cioè ogni singola foglia fa scattering, per cui gli errori sono alti, chiaro qui magari sono anche maggiori, ma abbiamo preso milioni di punti, mi pare 28 milioni di punti nel giro di mezz'ora, quando magari se avessimo dovuto lavorare laser, che il nostro Active Form Motion ci avrebbe messo giornate, per cui a quel punto, tanto poi alla fine si tratta di spezzare in settori e ridurre l'aumento esponenziale dell'errore, per cui se per me fare 500 metri alla fine c'è un errore e una deriva eccessiva, me lo stacco in tronconi di 10, 20, 30 metri, quanto ritengo accettabile, invece che perderci giorni e giorni ci perdo un paio d'ore. Ah, ecco, questo è l'esempio, qui mi è saltata l'immagine, scusate, c'è tutta l'altra metà, però sono tutte trincee rilevate nel giro di poche ore con, qui all'interno del bosco, per cui era in quel caso lì il sistema migliore da utilizzare, da una parte perché non avevamo chissà che interesse ad avere chissà che livelli di precisione e accuratezza, questione di tempo essenzialmente in quel caso, e questione che forse alla fine per una penetrazione in bosco fitto poteva essere anche il sistema usato in un certo modo con meno errori possibili. Certo bisogna spezzarlo molto, però penetrazione in grotta, per esempio grotte piccole della Grande Guerra di qualche decina di metri, è perfetto, io entro, esco e ho già gli altri D che posso consultare, verificare sul campo se mi va bene. Quando le grotte cominciano a diventare 300 metri, 400 metri, 500 metri, magari vado direttamente in Stratus for Motion. Carità naturali, lavoriamo tanto in Stratus for Motion perché vogliamo dei rilievi molto più precisi e accurati. Io mi fermerei qui, vi ringrazio dell'attenzione, se avete particolari curiosità posso anche cambiare argomento, ho un sacco di presentazioni oggi, domande su questa cosa, però diciamo quella che ho preparato per qui era legata più che altro sul concetto di ricerca aperta e droni, che è una derivazione un po' particolare. Se avete altri interessi particolari posso cambiare argomento in base un po' anche a quello che interessa a voi o se ci sono domande di qualsiasi tipo.